Insieme per i ghiacciai è l'appello che un gruppo di studiosi e ricercatori della provincia di Pesaro Urbino, coordinati dal geologo di Fossombrone Claudio Pergolini, rivolge a quanti amano la montagna. Infatti, i dati che emergono dagli ultimi monitoraggi fanno presagire fenomeni futuri apocalittici a causa dell'aumento della temperatura media e il sempre minor apporto della neve dovuto all'innalzamento costante dello zero termico. Siamo andati lo scorso anno nel ghiacciaio dei Forni in Valtellina per fare delle misure di sismica per calcolare lo spessore di questo ghiaccio. Siamo tornati quest'anno a ripetere le misure e abbiamo calcolato con la sismica passiva e la sismica attiva che in quest'anno ha perso circa 3 metri di spessore. Questo ghiacciaio, precisa il professore, è uno dei più vasti d'Italia e il terzo in Europa per estensione. Negli ultimi 130 anni il suo fronte è regredito di ben 2,5 km, mentre la perdita areale negli ultimi 40 anni è stata di oltre 2 km² con un rilascio idrico senza precedenti. Per dare un'idea, Pergolini ha preso come esempio il volume del lago di Como. Nel giro di 2-3 generazioni potrebbe portare alla totale scomparsa di questo ghiacciaio. Qui nella provincia di Pesaro, nei comuni della provincia di Pesaro, negli ultimi 40 anni, la temperatura media è aumentata di 1,3 gradi. E in montagna quest'anno lo zero termico era addirittura a 4.000 metri di altezza. Ciò vuol dire che a quella quota non nevica più, ma piove, e quindi la neve si scioglie. Durante gli studi, ha poi aggiunto la dottoressa Martina Tenti, sono state utilizzate due metodologie geofisiche, una di tipo attivo e l'altra passivo. La seconda consiste nell'utilizzare i rumori ambientali, mentre la prima nel generare un rumore artificiale. Quindi in questo caso siamo stati noi con una martellata a generare rumore. L'onda sismica passa nel terreno e nel momento in cui incontra un mezzo di contrasto e quindi il passaggio da ghiaccio a terreno, l'onda viene riflessa e registrata in superficie. E attraverso poi l'analisi dei dati è possibile calcolare lo spessore del ghiaccio applicando delle formule matematiche. Lo scopo del progetto Insieme per i ghiacciai è volto a sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo a questo importante evento globale che è il cambiamento climatico. Se ne parla da anni, ma mai come ora sono così evidenti gli effetti. E in particolare ci teniamo a ringraziare il Servizio Glaciologico Lombardo e tutti, diciamo, gli enti che possono collaborare a questo progetto, perché più dati riusciamo ad ottenere, più sarà possibile ottenere dei risultati più affidabili. Ovviamente questi cambiamenti provocheranno in futuro una forte diminuzione dell'acqua potabile, quindi ciò che possono fare i cittadini nel loro piccolo per contribuire è proprio utilizzare il meno possibile l'acqua e cercare di preservarla.